Ah, belli questi jeans schiavo, molto belli, bellissimi. Belli, 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 belli. Vediamo come sono un po' aperti. Oh, che spettacolo, bellissimi. Grande design schiavo, ha conquistato New York, ho saputo. Schiavo, il suo cognome è famosissimo, famosissimo a New York perché con i suoi quadri ha iniziato a fare anche i jeans, come vedete. Questo è un jeans invernale in panno lince. Guardate che bello, guardate un jeans invernale a quadretti. E poi qui abbiamo un capolavoro da sera, un jeans nero decorato a mano, sempre di schiavo. Schiavo jeans, vedete, decorato a mano, vedete la strisciatura? Vedete la strisciatura a china? Beh, sapete che i jeans di schiavo sono ognuno un pezzo unico fatti a mano. Non per questo costano qualcosa in più, però abbiamo un capolavoro fatto da schiavo jeans. Ha conquistato New York, anche in Italia lo vogliono. Prima è scappato in Francia, poi in Grecia. Sapete, il percorso degli artisti non è facile. Andiamo a vedere qui nel suo studio alcuni suoi quadri. Beh, questo è bellissimo, questi due occhi che guardano, molto molto bello. Qui abbiamo una tela tagliata, qui ha voluto copiare Fontana, qui abbiamo una sua idea di schiavo, Johnny Schiavo, guardate questo quadro, qui ci sono queste due scarpe della Lotto, tra l'altro, della Lotto della sua giovinezza, che camminano in questo materassino da mare, perché questo è un materassino da mare. Verniciato, 2 metri per 60, bella bella questa tela, eh? Poi qui abbiamo dei plastici in nylon, schiavo anche lavorato su il teflon, qui siamo su del nylon, acrilico, queste due donne rovesciate nel quadro in mezzo alla foresta, chissà cosa vuol dire schiavo. Qui abbiamo una clessidra su legno, una clessidra, cucchiai, innesti, pezzi di frammenti, metallico. Qui c'è anche una moneta, delle vecchie lire, se non sbaglio. Molto molto bello, molto bello, molto bello questo quadro. C'è da parlare molto, vedete? Schiavo 2012. Qui abbiamo un pezzone di schiavo, questo è un pezzone. Ah, guardate. Qui addirittura c'è un Rolex, il suo passaporto, il suo taccuino in cuoio, i pennelli, le forchette. Beh, questo è un quadro bello, eh? Questo è un quadro molto bello. Qui c'è tanto del lavoro, c'è tanto lavoro, tanta tela. Qui abbiamo un Indian, un quadro indiano, un hipster addirittura, sempre di schiavo. Qui abbiamo una lente addirittura che mi inquadra il telefono della Diesel. Ah, la pubblicità occulta. Qui abbiamo anche. Ah, Johnny Schiavo da ragazzo quando aveva 20 anni, fotomodello a Milano qui per Armani. Che spettacolo! Un artista proprio vero con le sue passioni, come vedete qua ci sono delle passioni, qui le sue moto da cross, la sua prima moto, qui il suo attestato di qualifica professionale di disegno e taglio e progettista, disegnatore tecnico. Se non ci crediamo, andiamo a vedere, rilasciato. Disegnatore tecnico progettista schiavo del signor Schiavo, eccolo là, schiavo, eccolo qui da giovane, sempre qui per la Ray-Ban con gli occhiali della Ray-Ban. Bene, io direi che schiavo con questi jeans sta conquistando New York, ma anche su Instagram tutti vogliono i jeans rivisti da schiavo, perché tra le cose fantastiche, schiavo ha inventato il marchio, il primo marchio che riutilizza gli abiti degli altri dismessi o anche presi, inserendo delle particolarità dei disegni e marcando schiavo jeans, ma non per appropriarsi del marchio, non so, della Levi's, della Gucci. No, lui decora i marchi degli altri, ha fatto il suo marchio di design. Cioè è un intervento
che valorizza il capo già famoso. Naturalmente Schiavo ha anche una sua linea di prodotti suoi. Comunque adesso non parliamo di altro, vi saluto perché i tempi del web sono molto corti, qui siamo già a 5 minuti. Schiavo Jeans, il futuro. Schiavo Jeans, il futuro veramente dell'abbigliamento informale. Belli, 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 non c'è niente da dire. Beh, torniamo qui. Qui siamo in quartiere oggi olandese, vedete un po'. Beh, vi saluto. Ciao ragazzi, ciao.